Eder. Mech. Pallister. Paterno d'Isola, i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo hanno proceduto al sequestro di un garage situato al civico 29 di via Castagnate, a pochi passi dal luogo in cui, una settimana fa, Sharon Verzeni è stata tragicamente uccisa con 3 coltellate alla schiena e una al petto. Le indagini hanno rivelato che il box potrebbe essere stato utilizzato come rifugio da alcuni individui che si aggirano nella zona. Dopo il sequestro, il garage era sottoposto ad analisi da parte degli specialisti del RIS di Parma, che si recheranno anche nell'abitazione della vittima, al primo piano di via Merelli 28 e dove Sharon viveva con il compagno Sergio Ruocco. L'obiettivo degli investigatori è determinare se uno dei soggetti che frequentano l'area possa essersi rifugiato nel garage o nell'appartamento prima dell'aggressione. In particolare, l'attenzione è rivolta a un 40enne con precedenti penali, domiciliato a Capriate San Gervasio, che è stato avvistato in modo sospetto in via Castagnate martedì mattina, poche ore dopo il delitto. I carabinieri stanno attivamente cercando di rintracciarlo per verificare se ci siano collegamenti con l'omicidio di Sharon. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.